Buongiorno, buongiorno ragazze. Allora, così vi ho lasciata e così vi riprendo. Inizio un nuovo vlog, come vi ho accennato nella chiusura dello scorso video. Sono qui in posta che attendo che apra, in realtà è già aperto, infatti ora vado perché altrimenti mi passano tutti davanti. E ho un pacco Amazon da restituire. Faccio un reso delle ciabattine di Alessandra. Vi ho già spiegato tutto nella conclusione del video precedente, quindi se volete sapere perché sto facendo il reso, andate a vederlo lì che ho già spiegato tutto il pippone. Prendo la scatolina, l'ho già scocciata, chiusa tutta e basta. Mi metto solo le chiavi di casa in borsa perché in macchina meglio di no. Così le ho già per poi andare a casa, perché poi puntualmente me le dimentico in macchina. Ora ve lo posso dire perché tanto questo video uscirà domenica, lunedì, quindi perfetto. Domani festeggeremo il mio compleanno. Fino all'ultimo sapete che io il giorno non lo dico più, perché purtroppo ci sono delle persone maligne che si divertono, poverine, a cercare di rovinarmi il tempo, ma a me, cioè, capissero che a me non mi interessa, perché quando hai l'amore alle spalle questi mezzucci fanno un po' ridere, a parer mio, e quindi lascio divertire a vuoto questi esseri inutili e vado avanti con la mia vita, che va benissimo così. Quindi vi dicevo che sono felicissima perché sabato, ovvero domani, oggi è venerdì, sabato festeggeremo il mio compleanno. Allora, vi avevo accennato, vi avevo detto che vi avrei fatto sapere che cosa ho chiesto a Riccardo, che desiderio ho espresso. Io adesso devo andare un attimo in posta e poi appena rientro, cioè appena sono di nuovo in macchina, vi racconto prima di andare a casa, o eventualmente mi prendo giusto un cappuccino perché oggi voglio stare super light, ragazze. Dopo vi spiego bene perché, per come. Quindi quando torno vi racconto il desiderio che ho chiesto a Riccardo per il mio compleanno. A dopo. Ragazze, salto temporale come al solito, perdonatemi. Pomeriggio, sono le 6. Praticamente ci siamo visti l'ultima volta stamattina, ma essendo il giorno prima che della festa è stata un po' piena. Poi sono andata a prendere i bimbi a scuola, poi mi sono trovata con Riccardo, poi sono andata alla Coop, sono andata al supermercato e adesso Riccardo è con Fede a fare una commissione per il mio compleanno. Non mi hanno detto niente, quindi penso manchi qualcosina per ultimare non so che cosa. Allora, vi faccio vedere un attimino che cosa ho preso alla Coop. Giusto due cavolatine che mi mancavano, perché poi c'è il 1° maggio, è festa dei lavoratori, quindi è tutto magari chiuso. Ho detto boh, qualcosa di aperto c'è sicuramente, però anche no, il 1° maggio andare a far spesa. Quindi ho preso giusto delle cosine per stare più tranquilla. Cose ne abbiamo perché abbiamo appena fatto spesa, però. Allora, i bimbi hanno voluto la piadina di nonna Lella. Tre piadine le ho prese, poi volevano i cereali croccanti, questi qua ripieni di crema al cioccolato e nocciole, li hanno scelti proprio loro in combutta. Poi due pacchi di pane, questo qua è il classico pan carré formato famiglia, era in offerta 1 euro e qualcosa e ho preso questi, così sono sicura che non diventa duro, non si, insomma. Tanto domani, adesso vi racconto che cosa si fa. Sempre i bimbi hanno preso questo yogurt qui da bere alla banana. Hanno preso il fruttolo. Hanno scelto un po' di cosine per questi giorni in cui saranno insieme a casa da scuola. Poi ho preso questi tovaglioli, mi piacevano. A me, sapete, piace molto il color vinaccia con questi fiorellini di sottofondo della regina da mettere sempre domani in tavola poi vi dirò. Scontrino e bollini, poi ho preso il sapone per i piatti che sta terminando, così ce l'ho già di scorta per sicurezza di questi giorni, piatti per piatti all'aceto, ho scelto invece che il classico al limone perché ha un'azione più antiodore e sgrassante, quindi ho preso quello. Poi era ancora in offerta la nocciolata, ne ho presa un'altra, perché solitamente lì alla Coop costa una fucilata. Poi Fede ha voluto questi tomini del boscaiolo e il salame Milano. Poi, sempre Fede, sottilette, il suo tè, sperando che gli piaccia perché
sia a me che a lui, effettivamente abbiamo un debole per quello inglese che mi sfugge il nome, ma costava veramente, cioè quasi 5 euro una scatoletta di tè. Anche no, lo prenderò poi da un'altra parte, però abbiamo visto questo che conveniva, vediamo se ci piace. Poi un pacco di zucchero, i carciofini alla rustica che mi servono per domani. Ho preso due pacchi di questi qua, in offerta 2,49 € della Buitoni, ripieni di ricotta e spinaci per i bimbi in questi giorni, insomma, anche per tutti, perché tanto ne ho presi due, ce 230 grammi a pacchetto, quindi con due pacchetti mangiamo tutti. Sono ripieni, quindi ce ne bastano pochi in caso, a parte che io non penso che li mangerò, ma comunque. Mozzarellina extra, c'era lo sconto visto che mi serve anche per domani. Sinceramente l'ho presa, non si sa mai. Una confezione da 10 uova ancora perché già le altre sono andate via. Poi ci sono i bollini. E poi c'era una super offerta sulla carne, speciale griglia. Ho pensato da fare così a pranzo del giorno dopo la festa, che sarà ufficialmente il mio compleanno, perché noi festeggiamo domani che è il 29, il mio compleanno è il 30. A pranzo facciamo questo tipo, questa grigliatina di carne, dove all'interno c'è 1,90 kg di carne, ci sono spiedini, c'è i salsicciotti, ci sono tipo le braciole, insomma c'è un bel po' di carne, 1 kg e più. Costerebbe 13,06 €, l'ho pagato 6,90 €. Era veramente un'ottima offerta, anche senza tessera, sinceramente l'ho presa. Ci facciamo degli assaggi qui e là, tipo mini grigliatina di carne. E basta, qui qua c'è lo scontrino, i bollini e basta. Quindi vedete poche cose, però giusto per avere un qualcosina in più rispetto, oltre alla spesa già fatta. Basta, questo è quanto. Ho speso una quarantina di euro, 43 euro, e vado a sistemare tutto. Ragazze, buongiorno, benvenute nel giorno X, il fatidico giorno della mia festa di compleanno. Stiamo aspettando i miei genitori e mia nonna e siamo tutti pronti, tutti carini e coccolosi. Anche sotto abbiamo già apparecchiato e non vi ho poi rivelato ancora che desiderio avevo espresso per il mio compleanno, anche se è domani, però comunque. Oggi è il giorno più fattibile per tutti, quindi abbiamo scelto sabato, il giorno prima. Il desiderio che avevo chiesto a Riccardo era che venisse appunto mio papà, mia mamma, mia nonna, con l'impasto fatto da papà, a me piace un sacco la pizza che fa papà, e quindi di farcirla qua, di stare insieme, farcirla insieme, insomma, che la preparasse qui con me. E poi appunto festeggiare, stare tutti insieme, quindi insomma non vedo l'ora di passare questa bella giornata. Vloggo, vi porto con me perché voglio un ricordo, perché ci tengo che voi partecipiate, perché comunque le persone di voi che mi vogliono bene sono tantissime e le persone che mi vogliono bene, che mi guardano, meritano di passare questa giornata con me. 36 anni, ragazze, 36 sono arrivati. Mamma mia, a volte quando dico 36 mi fa anche un po' impressione perché io me ne sento ancora 20, però si va avanti, 36. Ho fatto i boccoli, speriamo reggano ragazze perché sono molto lunghi, molto pesanti e tendono a un po' ad afflosciarsi. Ho messo anche un pochino di lacca, speriamo che reggano, dai. Ci ho provato, però vedete che comunque anche con la lacca tendono a... Vabbè, non importa, ci ho provato, almeno gli ho dato un po'... Non sono il classico liscio che dopo un po' stufa anche, ho fatto qualcosa di un po' più sbarazzino così. E basta, sotto abbiamo già apparecchiato tutto, ho pulito tutta casa stamattina, ma già ieri sera mi sono messa lì per quello che poi non ho vloggato granché. E basta, adesso scendiamo così vi faccio vedere come abbiamo apparecchiato, come hanno sistemato Fede, Ricky, Ale, insomma, sono stati carinissime. Adesso vi mostro tutto in attesa che arrivino. Insomma, non sono ancora arrivati, adesso chiudo perché
Lascio solo l'antaribalta aperta così cambia un po' l'aria e faccio entrare anche Nala perché tanto tra un po' arrivano. Basta, una fetta. No, no, non ci basta per tutti. Così ce l'ho già il prosciutto. Ok, tu te lo mangi con la uova, questa è mia. Non è vuota. Papà, ti ha aperto fetta. E me lo stesso. Lei non vuole lo stacco. Coca, ancora bene. Voglio, allora, io voglio quello, di nuovo quello. Però è rimasta. Di nuovo quello. Vuoi il tè? Guardami. Ale, non fare troppi mix, però, eh. Ma... Ah, è vuoto. Sì, sì. Si perde apertura uova in ritardo perché la Pasqua non ci siamo visti. Poi la chia, guarda cosa ci ha attaccato, guarda cosa ci ha attaccato, la testata, è la testata, è la testata. Ah, è fondente. Basta, basta, chiudi, dai. Aspetta, che poi sta male. Ed è il dolphin. Aspetta. No, non lo usiamo. Il Una testata! No, no, tu dai il pugno. Tua mano è tu bel pugno. Guarda! Brava! No! Un altro, così ce l'hai di riserva, amore. Sì. No, non lo aprire, lo teniamo di riserva. No, no, senti, rifai l'uovo, lo vado a portare in un minitino, che carino! Dino. Vedere, gli muovi, aspetta. Aspetta, che facciano il video. Vedete, facciamo un cioccolatino perché. No, basta. Un cioccolatino. Attenti ai bicchieri. Ti ha fatto la piano è duro questo, aspetta. Dai, ti aiuto. Vai. Ok. Cos'è sta roba? Wow! Un portachiavi! Guarda, è uguale a quello di prima. No, un portachiavi! Io ho trovato la collana. Bello! È un portamonetine, allora non lo so. Prendi la bustina, un bracco di trombetta, è momento delirio e non siamo neanche ubriachi, è quello il problema. Vai nonna! Ma fermi! Questa tromba è spaccata!
è uno per orecchio. Oh, vabbè, oh. È un'ora che apriamo gli uovi. Apriamo. Guarda qua, mamma cosa trova. Vediamo. Dai, vediamo cosa trova. Trova femminile, uovi. Uovi. Vediamo un po', vediamo un po'. Poi vediamo anche papà che la trova. Siete pronti? No, ma che tu vuoi tirarlo fuori, scrivere meglio, no? Che ti fai male a te, ma non lo so. Guarda! Ha bollato. Deve fare il cibo, fare il cibo. Cos'è? 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 No, non è una scatola. Che carino con le orecchie. Cos'è? E quando mi strucco con voi, vedi? Mettitela. Aspetta, devo capire. Così fa. Oh, basta. Aspetta. Che carino. Corrignetta. Che carino. Ma lo stiamo su. L'avrò messo dal lato giusto. Sì, che so. Sono stati piegati. Ah. Pensavo che era un perizoma. Come sto? Ma che orecchie sono? Orecchie di ippopotamo. Pink, pink. Che bello però. Sì, anche perché sinceramente tutti i video che ho visto ho trovato tutti la spazzola. Ma io l'ho appena comprata. Speriamo che non c'è la spazzola. Sì. La tingle teaser piccolina, quella lì che non tira i capelli. Vuole assaggiare l'uovo. Ah, scusa. Dai, aiutami, aiutami. Guarda, c'è il pezzettino. È nocciolato. È immaculato, è un uovo di drago. Vai. Oh, bastala. Vai, Bubi. Vai, Bubi, qua. Forte, forte. Mi ha dato il colpo finale. Un elastico per capelli. È nocciolato. Ma scusa, diceva regali per. Ma no! Un elastico per capelli. Gli serve. Con l'elastico. Non si fa la coda. Alexa! Che bella! Roberta! Tanti auguri! Vai! Vado! Oh. Auguri! Vita! 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 Secondo me è cioccolato un altro. Perché? Sì, è cioccolato. Cioccolato? È buona cioccolato. Dentro è lampone. È frutto, è buono. Amarena. Amarena. È passata giusta. Pensa, no, mangio un gelato. C'è ancora una. Ripetitivo, è pistacchio. Si beveva la 300. Oh. È amarena. Pistacchio e adesso. E variegato l'amarena. Beh, forse un po' troppo. Bella. Bella. Extreme boxing. Bella. Ah, vedete la nostra. A me sembra grossa invece. Ma la provo, faccio sempre. Adesso tocca a me. Questo è grosso, si vede. No, va benissimo. Zitta. Grazie. Bello, no? Molto bella. Tanto devo andare di nuovo a correre, quindi va bene. Ancora meglio. Non spoilerare. Non mi spoilerare. Non lo so, io provo a indovinare anche sotto la scatola. Il prezzo. L'hai visto? No. Meno male. Ma porca miseria. L'hai fatto tu il pacchetto. Ne ho tolti due dentro. Ma va. c'era sotto. Lo devi avere il prezzo. Scusa. Ma sì. Tanto uno non l'ho visto. Allora non gli frega niente. Aiutami. Altra carta. C'è un prezzo anche qua. No. Wow, che bello. Bellissimo! Wow! Bello! Ma devo pure cambiare! È arrivato il momento giusto! Ma che cosa mi sono il momento giusto? Vabbè, ma tanto anche fosse lo tiene di riserva appena si rompe. Molto,
po' diverso. Tanto a lui non durano molto i portafogli come a tutti gli uomini, perché lo infili in tasca, si consumano dopo un po'. Esclusivo. Ma è sempre stato così, tutte le feste. Piano, piano. Togli la carta tu, che la passi a Papone. Togli la carta. Dammi, dammi. Terra, ecco. Piano, piano, che la rompi. Una maglietta. Oh. Aspetta, aspetta, scendi un attimo. Wow. Sicuro. Sarebbe un po' grandina. I still love you. Che bella. Che guarda, bella. Mi sembrano le principesse, guarda. Sembrano le principesse. Sembra Biancaneve questa. Ah, questa, no, sta fumando. Sta fumando. Questa sembra la sirenetta, guarda. Bella, grazie. Ma no, piace, amore, Bubi? Sembrano solo. Ti piace? Ne ha sei. Bella. Sono un bel pantalone elegante. Questo anche sembra Vampire Diaries. Col sangue. Sì. Con un pantalone anche elegante. Bella, molto bella. Sì, anche nero. Anche tanto nero. Qua è tutta a punto sì, luce. Però fa punto luce. Quindi molto carina. Dopo la provo perché... Ma a vederla dovrebbe andare bene. A vederla mi sembra. LXL. LXL. Tutte e due. Muovi. Dai. Aiutami. Sono piano. È un cerchio di legno per il camino. Vestito gonfiato. Uno zainetto nuovo. Cos'è? Uno zainetto nuovo. Felizia, per me. Tanti zainetti. Che bello! Ti sembra per te? Bello. Sì? Sì. Sì, certo. Aspetta, scendi di nuovo. Quando diventi più grande poi tu. Quando diventi grandi lo erediterai. Adesso mette lì il velluto nero. Velluto nero. Chiede che era tua. Sono passati gli anni, lei è vecchiotta, non si ricorda più. Cosa c'è scritto? David Jones. Di bello. Bubi, scoppietta. Bello. Bello. Che carino. Bello. Sì. Ma infatti lo cercavo, cioè li cercavo zaini chiari. Molto bello. Parecchie. La palla bello di carta. Altra palla di carta. No amore, qua no. Mettiti sulla sedia. E poi ce ne sta. Poi c'è ancora palle di carta. Palle di carta. No. Grazie. Che profumo. C'è da parte anche di Bis. Grazie Bis. Poi c'è una lettera. Tanti auguri. Veramente fatto apposta. Aspetta, metti dentro lo zaino. Questo è di Bubi. Di Bubi, amore. No, l'hai fatto tu, amore, per mamma, ma l'hai fatto. Vieni qua che ti do un bacino. Grazie. Io ho fatto poche cose, mamma. Apro. Ma non l'hai letto il bigliettino? Ma che bello! Sì che l'ho letto. Grazie. Cos'è quello, un'altra per sì mamma? Ah, wow. Hai letto il bigliettino sì dentro. Sì, pensare al futuro. Bello, forte. Molto bello. Ha fatto Ricky, me, amore, questo è papà, è uguale. Me l'ha detto lei. Guardate papà. Quattro capelli. Guardate papà, quei capelli sparati. Io gli ho chiesto quanti capelli e lei così mi ha fatto. Quattro. Quindi... Belli. Amore, anche la casetta. Ale, anche la casetta. È colorata tutta lei. La casetta. E non che è suonato. Grazie, amore. Bacino ancora uno. Grazie. Qua ti serve una monetina per grattare. Ah, chi me la presta una monetina? Io. Non va bene il cucchiaino. Gratto con il... aspetta che Ricky c'è, Ricky. Vediamo chi va prima. Ce l'ha, qua. Fatto prima. Grazie per aver trovato. Hai vinto, hai vinto tanti gratte vinci. Ah, furbo. Ma sono quelli del tabaccaio dove si vincono soldi? Ah, peccato. Si mamma vince mia, di meglio. Quanti? Tutti adesso li devo grattare? Sì. Ma no, tutti adesso se uno se lo tiene con mano. E cosa puoi vincere lì? Qui non c'è niente.
15, 5 euro al minimo. Qui non c'è niente, è una fregatura. No, no, c'è, c'è. No, non c'è niente. C'è, grattali tutti. Quando... Magari in uno non c'è niente. Ah, ecco, è quello, sì, dice. Sì, in tutti c'è. Vabbè. Mica se avete, avete tempo un attimo. Guarda, guarda. Hai vinto un bonus da 1000 euro, ma hanno sbagliato ed allora è gratis solo per te. E devi... Te pareva che erano sbagliato. Aspetta, questi sono gratta e vinci, fatti da me, veri. Veri. Quando vuoi fare una cosa insieme a me. Ah, allora non li gratto adesso. Ah, in base a quello che mi esce. Quando non sappiamo cosa fare. Ok, allora me li tengo questi. Ok. Per il momento. Per attività, attività sorpresa. Attività ludica. Aspetta che ne ha ancora li butto. Hai vinto tanti. Metti qua, Bubi, poi. Metti lì, dai. No, dopo ce la giocare. Cosa mi fai se niente. Mi fai una niente. Questo qua era un adesivo che praticamente da piccolino te lo volevo dare ai 36 anni avevo scritto, me l'avevo... Guarda, hai capito perché ieri ci ha messo sì, 30 anni? Sì, mi ricordo anni, quando aveva 2 anni, ha detto, gli ho fatto questo, glielo darò quando ne ha 37. No, no, quando, ne, no, quando ero più piccolo. Quello è l'altro. Sì, sì, Paperino. È il mio preferito. Sì. Paperino, pensa. No, ripartire. Ma quanti... Per te, con mi penna... Mi 10 centesimi. Con penna inclusa. Aspetta, Forza. È sempre tutto no, molto no, scocciato, no? No, le forbici. Scocciato. No. Prendile. Voglio, io sono anziana, ho 36 anni. Mettiamo un attimino in pausa. Un'altra moneta. Oh, non si può. Ci sono soldi. No, non si può leggere ad alta voce. O fare vedere agli altri. È una cosa molto molto personal. Scusate. Scusate, era un momento privacy. Regalino di amore, fede e Bubi. Bello la scarpa di Cenerentola, perché sì, la scarpa di Cenerentola. Oh, che cuorettino. Questo qua è quello della regina di cuori. Ma c'è anche qua il bigliettino nascosto. Adesso lo apro subito, amore. Aspetta che devo leggere questo. Aspetta, la vuoi prendere la macchina? Sette. Aspetta che non... Ah, ok. Sette. Sembrava di aprirlo. Ragazzi, siete belli. Che bello. Amore, guarda che guarda papà ti sta scoppiettando la... tutti i cosi. La patente C. Patente C costa di più. Vero carino. Apri il nostro? Sì, sì, subito, amore, subito. Poi la C, dovresti prendere la CQC. La CQC anche. No, questo. Prima questo. Facciamo prima questo, dai. Maria, quanto scoccia. Avevi paura che sbirciassi. Ma non volevo romperla, ma l'ha scocciata troppo. Sì, è bella. Devo farti impazzire un pochino. Sì, sì, assolutamente. Esatto, anch'io conto di quei grattalinci che hai grattato. Cos'è?
sì, bello. Guarda, così hai il zainetto. Aspetta, faccio così che faccio prima. Che bello. Bello, col bello si sta bene. Beh, sì. È un buon augurio. Due, ma c'è anche un doppio zaino. Perché sapeva che ne avevo bisogno. Ah, pure tu gli hai preso. Bello, guarda. Bello. Guarda con la piumina. Bello. Ah, ecco il colore, quello lì. Com'è chic. Bello. Questo. Aspetta, eh. E poi... Ah, di quel piccolino. Beh, meglio, così ho un po' di varietà. Così questi qua lo diamo a Bubi. No, è mio. No, è mio. È mio. È mio. Sì, esatto. Se non sbaglio, quello che hai adesso è più grosso di quello che ti abbiamo preso. Sì. No, uguale. No, questo qua lo diamo a Bubi, che così ce l'avete uguale. No. È bello. Ma uguale sono più questo. Ma dai! È un po' più piccolo, e c'è il piatto con la montagna. C'è il cervo, il cane col vestito. Mamma, il cane col vestito, nonna. Donna. Il cane con la donna. No, è un pochino più piccolo per quando facciamo qualche uscita, che andiamo a prendere il gelato. Comunque la base è abbastanza larga. Sì, sì. Sì, sì. E poi c'è l'altro. Aspetta, e poi uno medio. L'altro che? Qua. Aspetta. È un trolley. Un troll di montagna. No, un trolley per andare in vacanza. Così le abbiamo fatte tutte. Occhio, Bubi. La stessa mano con il regalo. Sì. Ci vede alla bocca. Tanto scotch. Tanto scotch. E così non sia prima. Ecco. No. Ma tu sei pazzo, completamente pazzo. No. Tanto è già rotta questa. Ah, boh. Infatti io ho messo. Dai, ma non ho neanche visto ancora di cosa. E allora cosa dici? Ma già ho visto le dimensioni. Regina di cuori. Dai, un'altra. La cattiva di Cenerentola. La matrigna cattiva. E c'è anche il gatto. No, dov'è il gatto? Già, guarda lì, c'è Lucifero dietro. Faglielo vedere a mia madre. C'è Lucifero. No. No. Anch'io voglio. Dai. Madonna. Tu sei pazzo. Magamago quando diventa un drago. Chi hai detto che Magamago umano non la vuole? No, umano no. Bellissimo, dai. E si accende. Magari. Vedi, c'era sia Magamago normale, sì, ma sì. Mi piaceva di più in versione drago. Quando si tramuta. Sì, sono io quando mi arrabbio. Sono perché... un mostro. Va bene, ti faccio vedere quando mi sono. Ma quella lì era sul topolino. No. No, la squadra è una rotta. Piano, amore. Però anche su Topolino Madonna, c'era amore. Che no, si no, tramutava. No. C'è la roccia? La spada della roccia. La spada della roccia. Non si fa. Mi ricordo che lo guardavo. Mi piace dei regali. Che ricevo. Ma tu che cosa? Certo, può usare quello che hai trovato nell'uovo Bubi. Esatto. Ma è grande anche quello. Ma giochiamo. Con i soldi che ho speso che ci ho regalato. Lady Tremaine, come si chiama la matrigna di Cenerentola? Lo dice nella storia. Lady Tremaine. Alexa, come si chiama la matrigna di Cenerentola? Tradotto da fandom.com. Lady Tremaine è la matrigna di Cenerentola. La risposta alla tua domanda. Lady. Sì. Lady Tremaine. Alexa. Alexa, come si chiama in italiano la cattiva di Cenerentola? Non lo so. Ah, no. La matrigna. E allora se non lo sai cosa ci stai a fare? Alexa, come si chiama in italiano la matrigna di Cenerentola? È questa? Non lo so. Hai stoppato. E allora Lady... Piano, amore, non ho lasciato, eh. Grazie. Allora, festa finita. Approfitto
ancora di quest'ultima luce per farvi vedere i regali che ho ricevuto più nel dettaglio, più con calma, perché lì sul momento comunque c'era l'euforia, i bambini, Ale che urlava, giocava, i nonni si ride, si scherza, magari c'è stato un attimo di confusione. Non so come monterò questo video perché ho guardato le clip totali e sono veramente tantissimi minuti, quindi penso che vi metterò anche delle parti con la musica, farò dei tagli perché sennò viene veramente troppo lungo, dura un'ora, quindi ok. Allora, vi faccio vedere i regali che ho ricevuto. Ragazze, sono rimasta senza parole, veramente, a parte che è stata una giornata bellissima, esattamente come la volevo io, con i miei che preparavano la pizza lì sul momento con noi, insomma bello bello. Poi Riccardo è andato in giardino, ha preso il rosmarino fresco, abbiamo fatto la focaccia che era... non vedevo l'ora di mangiarmi la focaccia di papà, che è la mia preferita, però anche le altre devo dire che erano super buone. Allora, vi faccio vedere per primi i regali di mamma, papà, nonne. Allora, ho ricevuto questo zainetto. Tutti a quanto avrete visto sapevano che volevo cambiarlo, perché d'estate quello nero, volevo qualcosa di più chiaro, di più estivo e primaverile, quindi mi hanno regalato questo zaino bellissimo David Jones Paris, molto molto carino, semi rigido direi, semi, perché comunque questa forma non è molle, ma ha comunque una forma, ha i laccettini, scusate, c'è anche Aaron Curiosone, ha i laccettini ovviamente adesso poi di libro, ha una zip qui, ha anche una tasca con bottone calamitato qui, bella grande, bella capiente, davvero comoda, e poi ha all'interno, vabbè, la cernierona grande che apre il tutto, un'altra cernierona qui, e poi ha anche una taschina qua, quindi insomma super super capiente e accessibile come piace a me, cioè mi piace che abbia tante taschine perché io mi organizzo bene le cose. Poi bigliettino con gli auguri tra mamma, papà e nonna, e poi c'è ancora una scatola giù, ma quella ve l'ho fatta vedere abbastanza bene nel video, dove c'è una bellissima maglietta, mi pare sia maniche corte, davvero davvero molto bella. Poi vabbè, nell'uovo di Pasqua che mi hanno fatto per Pasqua, perché sapete che non ci siamo visti a Pasqua e quindi ci hanno portato con questa occasione le uova, e mai più pensavo avessero preso le uova anche per noi, sono stati carinissimi. Io ho trovato, guardate, avevo appena comprato la spazzola Tingle Teaser e speravo che non ci fosse, perché in tutti i video che ho visto di chi ha ricevuto l'uovo di Clio Makeup, ha ricevuto la Tingle Teaser piccolina da borsetta, che per carità l'avrei utilizzata in borsetta, però sono rimasta contenta di aver trovato un'altra cosa, tra l'altro simpaticissima. Poi io le uso tantissimo queste fascette per struccarmi o truccarmi con il logo Clio Makeup, sono contenta, non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa perché, ripeto, in tutti i video ho visto la spazzolina. E poi vabbè, ci sono le sorprese dei bimbi, Ale alla fine mi ha dato questo, abbiamo fatto uno scambio equo, perché a me, io li uso tantissimo questi qua, sia per metterci o le monetine in borsetta, lo utilizzo, quindi mi ha detto che me lo presta. Secondo me poi si dimenticherà di questa cosa e lo rivorrà indietro, però insomma ce lo scambieremo, perché io adoro Emily in Paris, lei non sa ovviamente neanche cosa sia, perché è un telefilm su Netflix, le piace giusto perché è rosa, quindi in teoria è suo, vedremo se poi si stuferà. Le ho detto, in caso ti regalo un mio rossettino, facciamo cambio, che lei adora i rossetti, e vediamo. Poi Fede ha trovato anche questo qui, come da mettere nello zainetto, e un dinosauro. Poi vabbè, sicuramente mi sto perdendo qualcosa che ho lasciato giù, perché come ho lasciato la maglietta avrò dimenticato anche altre cose. Quindi insomma, zainetto che mi è piaciuto veramente veramente tanto. Poi invece
aiuto, scivola tutto. Invece Riccardo mi ha regalato questo splendido portafoglio con la fogliolina. Tra l'altro è un portafoglio che protegge anche da insomma, protegge le tessere, non so come spiegarvelo in parole povere. Comunque le tessere non possono essere, sapete che adesso purtroppo capita che tramite il microchip ti possono fare dei prelevamenti, e con questo non si può. Con questo non si può, perché va proprio a proteggere le vostre tessere. E mi piace un sacco, anche perché lo dovevo cambiare, lui lo sapeva e quindi mi ha regalato questo qui. Mi piace da morire, veramente molto fine, e come diceva anche mamma, ci sta benissimo con entrambi gli zainetti che mi sono arrivati per il compleanno, perché all'interno è beige e comunque anche fuori, quando essendo comunque di questo colore che ricorda un po' il mio rossetto, ha questa fogliolina beige che richiama, quindi ci sta molto molto bene. Ci stanno un sacco di cose, tessere, c'è il portamonetine, proprio come piace a me. Non vedo l'ora di cambiarlo, ragazze, perché l'altro non ce la fa, non ce la fa più tanto, ecco, è proprio un po' rovinato. Mi piace un sacco questa fogliolina, vi giuro, mi piace proprio tanto tanto. Quindi questo. Poi mi ha regalato questo zainetto, aspettate che c'è, goditi il tuo regalo da Riccardo, c'è lo zainetto, ecco questo io anche lo amo veramente, mi piace un sacco, sapeva che lo avevo addocchiato, anche questo lo adoro perché ha anche un po' di significato, ovvero il cerbiatto, perché noi qui vicino a casa abbiamo trovato una famiglia di cerbiatti che vediamo molto spesso. E qui appunto c'è la bimba, la donna, fa volare una farfalla e con ciuffini d'erba e il cerbiatto, quindi proprio mi ricorda qui dove viviamo, quindi è proprio un po' come fosse personalizzato con questa targhetta dorata qui, molto bello, molto molto bello, anche di qualità, è molto bello. Anche qua delle taschine come piace a me, anche qui una zip, non so se la vedete, e poi ha taschina davanti, che ne so, per fazzoletti, piuttosto che il burro cacao, piuttosto che burro cacao, fazzoletti, queste cosine qua, perché comunque è una taschina esterna. Poi ha anche qua due taschine laterali, anche di qua, e poi ha anche questa qui laterale, che io adoro perché è comodissima, rimane dietro la schiena, quindi è abbastanza protetta per metterci cose un po' più. Veramente bello, questo mi piace da morire. Poi non contento, questo proprio non me l'aspettavo proprio. Beh, qua c'è il portafoglio che i miei, ecco, a Riccardo hanno regalato un portafoglio 100% pelle da uomo per il suo compleanno, perché non si erano visti, e una bellissima felpa, quindi hanno regalato anche quello. E vabbè, ci sono tutti i biglietti dei bambini, e poi mi ha preso questi due Funko Pop, sapete che io sto collezionando le cattive, e quindi mi ha preso anche la cattiva di Cenerentola, la matrigna, veramente carina. Poi dietro c'è anche Lucifero, non me lo vedete là dietro, troppo carino. E poi è veramente un pazzo il drago di Magamago, che è sempre una cattiva, però io appunto sapeva che non mi faceva impazzire Magamago con gli occhi verdi, e che mi ispirava di più il drago, e quindi lui mi ha preso il drago grande. Senza parole, veramente. E poi vabbè, tutti i bellissimi biglietti che mi hanno fatto i bimbi. Fede mi ha fatto una bustina con i soldini per lavare la macchina, perché sa che mi piace prendermi cura della mia macchinina, che soprannomino Pallina. E ragazze, che dire. Ringrazio tutti, ringrazio i miei, ringrazio i miei figli, ringrazio Riccardo per aver realizzato questa splendida giornata, per la torta, perché la torta è un suo ulteriore regalo, cioè veramente il bigliettino bellissimo con il cuore in 3D,
che dire, sono fortunata ragazze, sono fortunata, per me sono questi i veri valori della vita, non sono i soldi, la ricchezza, le vacanze, i giorni al mare, per me la ricchezza sta qui e sono questi gesti che mi fanno capire quanto sono amata dai miei figli e dal mio ragazzo, dal mio compagno e dalla mia famiglia, quindi sono 10 metri sopra terra. Non mi voglio dilungare troppo, tanto i regali super giù li avete visti più o meno tutti. Ringrazio anche Giada per tutti i bei regali che mi ha fatto l'altra volta, non vedo l'ora di andare da Primark a spendere e ringrazio tutti veramente. Ringrazio anche voi perché mi state iniziando a riempire di auguri di buon compleanno, il mio compleanno è domani, però per me è stato oggi perché ho festeggiato veramente con le persone che mi amano e posso dire di avere veramente tutto. Vi voglio bene, grazie anche a voi per essere sempre al mio fianco, grazie per seguirmi, grazie per tutti quanti i vostri auguri che so che arriveranno a miliardi e grazie.